Ciao a tutti da Barbie Mare e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente detersivi finiti, ne ho tantissimi da recensire, ma prima, oggi è venerdì 14 febbraio, quindi è la festa dell'amore, festa di San Valentino. Allora, c'è chi la festeggia, c'è chi no, e a me come festa piace tantissimo, io credo nell'amore, quindi buon San Valentino a tutti coloro che lo festeggiano e buona giornata semplicemente a chi non lo festeggia, comunque che sia, appunto, comunque in ogni caso una giornata bella e tranquilla. Allora, iniziamo subito. Questo è il secchiello strapieno di detersivi che vi avevo fatto vedere in un vlog. Poi, questo è invece l'altro sacco pieno di detersivi finiti. Ne ho veramente da dirvene. In più, a chi appunto piace questo video sui detersivi, tenetevi pronti perché ho scoperto, quasi al 100%, quindi aspetto di avere la conferma, dei detersivi di un discount che profumano il bucato, lo puliscono benissimo e lo disinfettano. Tre detersivi di un discount fantastico, che se li mettiamo tutte e tre insieme ci esce un bucato che è una meraviglia. Comunque, inizio adesso a recensirvi questi e aspettate che tra pochissimo arriverà il video, questo video qui, appena avrò conferma del risultato esatto, perché voglio parlarvene veramente al 100%. Quindi mi raccomando, se non vi siete iscritti al canale, iscrivetevi, e magari vi consiglio anche di attivare la campanella, così nel momento in cui io pubblico il video a voi arriva una notifica, o lo vedete subito, oppure se non potete lo passate sul guarda più tardi e ve lo vedete poi con calma appena potete. Allora, inizio. Allora, foglietti assorbicolori della Dexal. Questi sono i foglietti assorbicolore che si trovano all'Eurospin. Allora, sono 24 fogli. Qui c'è scritto dove, qui, che sono dei fogli profumati. In realtà non è vero, cioè nel senso, a me questo non risulta, ma fanno il loro dovere in quanto catturano il colore di vari capi d'abbigliamento che durante il lavaggio si può trasferire da un capo all'altro. Questo sicuramente. Allora, io come foglietti a chiappacolori, non di marche conosciute, quindi di marchi da discount, mi affido tantissimo a questo punto a questi della Dexal, che avevo usato parecchi anni fa, non mi ricordavo tipo esattamente come fossero, ma voi che mi seguite me li avete consigliati e mi avete scritto: Barbie, vai tranquilla perché sono ottimi. Infatti è vero. Io più che altro, quando li acquistavo dal discount, li prendevo dal Lidl, anche quelli sono ottimi. Comunque, questi li trovate a 1,89 € al Lidl quando li trovate senza offerta. Poi, igienizzante. Allora, per chi mi segue da tanto oppure per chi magari è nuovo sul canale però ha visto magari dei video precedenti, sa che io ho un libricino con delle ricette che mi ha insegnato mia nonna, e lì ci sono appunto dei detersivi naturali. Vi ho fatto il video sui pavimenti lucidissimi, vi ho fatto il video anche, che vi è piaciuto tantissimo, del lavello in acciaio che io ho da 20 anni, ma che brilla dopo aver passato quel detersivo. Poi vi ho fatto anche, per quanto riguarda i detersivi naturali, la pulizia del forno, e tenetemi forte che mi sa che siamo quasi a 2 mesi che non pulisco il forno. Voi lo sapete, ne avete la prova perché ve l'ho fatto vedere sporco nei video e vlog che ho fatto per tutta la settimana 2 settimane fa, quindi tra poco arriverà il video sul detersivo per le macchie ostinate del forno. Comunque, io mi sa che mi sto divulgando troppo. Igienizzante. Quindi, dato che io uso molto anche i detersivi naturali, conservo dei flaconi. Infatti, se qui vedete c'è l'etichetta
dove c'è scritto igienizzante, ma in questo caso questo flacone io non l'ho usato per il detersivo naturale, ma l'ho usato con il Bioform, che è un detergente disinfettante che tra l'altro stanno usando anche nella trasmissione di Grande Fratello, tipo l'Isoform, che io adoro tantissimo, e quello lo uso anche per disinfettare attorno al WC, e ho fatto anche di questo il video. Profumatissimo, disinfetta e non mi macchia assolutamente niente. Quindi qui dentro avevo quegli igienizzanti, adesso lo metto qua questo flacone perché non lo butto, perché mi serve poi per rifornirlo. Allora, ammorbidenti Lenor. Questo è il dupe di Lenor. Aspettate che parliamo prima del Lenor, perché qua dentro poi dovrei avere anche qualcun altro Lenor. No. Eccolo qua. Allora, questi due sono i gemellini alloro e fiori di vaniglia. Questo ammorbidente è fantastico. Costa allo stesso prezzo del fabuloso, di questi ammorbidenti concentrati, quindi non dobbiamo andare a spendere niente di più. Noto adesso attraverso il telefono che la confezione è diversa. Ora io non vi so dire quale sia quella nuova, se questa con la scritta più grande o questa. Comunque non mi sembra di avere trovato nessun tipo di formulazione differente da un flacone all'altro. Sono fantastici. Allora, mi rendono il bucato morbido e soprattutto profumatissimo. Allora, io giudico un ammorbidente profumato solo quando il profumo sui capi si sente, quando il capo è asciutto, ma non solo, quando il capo io lo vado a prendere dal cassetto, quindi già piegato, o dall'armadio profumato, allora a quel punto capisco che l'ammorbidente che ho usato nella lavatrice quando l'ho lavato è ottimo, quindi è un ammorbidente profumato. Questi sono ammorbidenti profumatissimi. Poi un altro Lenor che era da tanto che non prendevo è questo, il Lenor classico risveglio primaverile, quindi questo con il tappo blu. Non lo prendevo da parecchio perché ultimamente mi lanciavo soprattutto a non scegliere i Lenor classici, quindi questo in questo caso, ma a scegliere, a provare varie fragranze, quindi varie profumazioni del Lenor. Però l'altro giorno erano a Lidl in offerta sia questo azzurro che questo alla vaniglia, e allora ho pensato, ma sì, quasi quasi mi ributto sul classico perché mi sembra di essermi dimenticata il profumo. Profumo di pulito, profumo veramente di pulito, mentre in questo si sente il profumo, diciamo, della vaniglia. Io oro non so che profumo sia, però la vaniglia la sento. Qui si sente, secondo me, veramente il classico profumo da bucato steso al sole in primavera, ecco. Quello sicuro. E quindi vabbè, comunque Lenor lo conosciamo tutti ed è fantastico. Poi ho scoperto al supermercato il dupe del Lenor. Io non so, voi lo conoscete oppure no? Fatemelo sapere nei commenti, perché dovete consigliarmi tutti i prodotti ottimi che provate, semplicemente perché io ovviamente pondero bene i vostri consigli e poi vado alla ricerca di ciò che mi consigliate, lo acquisto e lo provo subito. Allora, questo l'ho scoperto mentre facevo la spesa al supermercato, ve lo faccio vedere benissimo. Elisir d'oro Selex, costa 99 centesimi, mi sembra l'abbia preso senza offerta. Comunque sono sempre 750 ml, ma la quantità non è uguale al Lenor, perché il Lenor è da 6,50, quindi qua andiamo a trovare 100 ml in più, che può essere, diciamo, un lavaggio sicuramente, se non pure di più di un lavaggio di lavatrice in più. Questo è, purtroppo non dice la fragranza, qua dice con microcapsule di profumo, freschezza prolungata, ma non dice che è alla vaniglia. Io sono stata attirata in effetti dal pack, no? Dalla confezione, guardate, è molto molto simile e infatti si sente tantissimo il profumo di vaniglia.
Come posso dirvi, sicuramente non ha la stessa identica, cioè intensità delle Nor, ma c'è tanto di cappello, ci arriva parecchio, somiglia tantissimo, anche con questo i panni rimangono profumati quando li prendiamo dall'armadio o dal cassetto. Quindi io ve lo super consiglio, quando tornerò a questo supermercato, io l'ho preso al supermercato Mercato, è della marca Selex, e lo riprenderò, anche perché vi dico, mi piace e costa addirittura anche di meno delle Nor. Poi Dixan liquido, mamma mia quante ne ho comprati di questi, ve ne ho già parlato nei video precedenti, oh mamma mia, questo Dixan non mi piace per niente, lo boccio, mi avete detto anche voi e confermato quando ve ne ho parlato che non mi profuma i capi neanche a voi. E tra questo e quello in polvere mi sembra che comunque li pulisca meglio quello in polvere, però anche quello nessun profumo nisba. Quindi però qualcuno di voi appunto mi diceva che quello alla lavanda, non me lo ricordo più, magari se chi me l'ha consigliato me lo riscrive sotto, che non me lo ricordo ma sono curiosa di provarlo, profuma, mentre questo no, ma anni fa profumava, anni fa ti profumava tutta la casa se stendevi i panni nello stendino con la finestra aperta in qualche stanza, vabbè. Poi, ecco, coccolino grigio, ho preso questo da risparmio casa, avevo fatto anche il video e ho sbagliato, infatti una ragazza di voi mi ha detto Barbie proprio quello si è andata a prendere, infatti ho sbagliato, ma sono stata attirata tantissimo non dalla confezione perché non mi piace questo grigio, ma dal profumo, viola, non dal profumo, dal nome della fragranza, viola, ciocca e patchouli. Io adoro il patchouli, ma io il patchouli non lo sento, e questa persona che mi segue mi ha scritto Barbie mi sa di profumo maschile, che i profumi maschili sono ottimi, 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 ma è un profumo maschile che in effetti a me non piace, intensità minima, a questo punto meglio, meno male, forse per lavare i panni da uomo magari sì, però se dovrei anche suddividere i panni da uomo e da donna in lavatrice, cioè vabbè, allora andiamo avanti. Poi Dexal microperle di profumo ammorbidente, profumo oro liquido e legno di sandalo, io non mi ricordo, scusate, non voglio dirvi, io non mi ricordo come ho trovato questo ammorbidente, non me lo ricordo più. E niente, fatemi sapere, aspettate che forse se l'odoro, insomma l'odore non mi piace tanto, niente, vi chiedo scusa ma io non ho voglia di dirvi bugie, quindi non mi ricordo niente di questo ammorbidente, scusate, quindi lo getto così. Però in realtà, pensando bene, se non mi ricordo, si vede che non mi ha lasciato sicuramente un ricordo positivo. Vabbè, andiamo avanti. Ah, ecco che c'è l'altro Lenore, gelsomino scarlatto. Questo mi fa impazzire. Questo è veramente buonissimo, mi piace tantissimo, si sente tantissimo, e questi due sono i miei Lenore preferiti. Però qualcuna di voi, più di una, mi ha suggerito il Lenore verde o azzurro, non lo so, rinfrescatemi la memoria con un commentino perché non me lo ricordo, ma dovete anche scrivermi per piacere dove lo posso acquistare, perché io sto Lenore verde o azzurro non lo vedo da nessuna parte, né quando i Lenore sono in offerta e né quando non sono in offerta. Magari posso immaginare che, dato che così, dato che è tanto buono, quando è in offerta viene smaltito dal supermercato molto facilmente, quindi ha cioè viene venduto facilmente, quindi magari non lo becco. Ma in realtà io non lo becco neanche quando non è in offerta, quindi per piacere fatemi sapere dove lo trovate, così vado ad acquistarlo anch'io. Questo è vuoto e adesso passo al sacchetto. Ecco che qui abbiamo questa benedetta marca On Circus, che ho trovato da Tigotà,
quasi tutti i prodotti di questa marca erano in offerta a 99 centesimi. Ho preso questi qua e in realtà li ho trovati normali, cioè non ho avuto danni dai panni, quindi secondo me non sono male. Poi non lo so. Perché vi dico questa benedetta marca? Perché non l'ho finito però ancora, ce l'ho di là, vabbè, comunque ho acquistato anche quello dei detersivi per i capi scuri che sto usando, ma non tanto, e ho preso tante cose di questa marca, tra l'altro Fabuloso. Allora, questo Fabuloso è con il fascino della magnolia, l'ho preso quella volta al quando ho preso questo da Tigotà, insomma, era da tanto che non acquistavo il Fabuloso, non è male, lo sentivo il profumo, ma mi piace, cioè io non voglio dire che non mi piace, mi piace, ma l'intensità, ecco, pecca un po' di intensità, comunque va bene. Questo comunque ho notato che li rende molto molto morbidi i capi, questo l'ho notato, sì. Poi, cos'è sta roba? Manca un pezzo, la carta di dietro. Vabbè, comunque sono le tavolette maxi del WC alla lavanda che costano quasi 2 euro, mi sembra, da Eurospin. Io questi li ho acquistati semplicemente perché un ragazzo di voi che mi segue me li aveva consigliati, ma in realtà non mi aveva consigliato questi, mi aveva consigliato quelli alla candeggina che io non ho trovato. Poi sempre una di voi che abita in questa città dove abito io mi ha detto dove trovarli, li ho presi, infatti ve li ho fatti vedere ieri nel video della spesa. Questi purtroppo li boccio perché comunque allora fanno pochissima, quasi minima schiuma quando si tira lo sciacquone, non profumano assolutamente per niente, però hanno due vantaggi, però io non mi accontento di questi due vantaggi. Il primo vantaggio è che sicuramente durano tantissimo, però essendo, come dice qua Maxi, comunque secondo me non si spreca il prodotto quando andiamo a tirare lo sciacquone, a prescindere che siano Maxi o no. Quindi questo è un vantaggio, e poi l'altro vantaggio è che colorano tantissimo il WC. Questi addirittura erano fucsia, e l'altro adesso forse non, viola, fucsia e viola, profumano tantissimo, danno quel tocco di colore bellissimo al WC, però io non mi accontento di questi due vantaggi, sono sicuramente importanti, nel senso il tocco di colore è importante per la vista, l'antispreco è importantissimo, però voglio qualcosa in più. Spero di trovarmi adesso benissimo con quelli alla candeggina. Ah, ecco, guardate, questo è il secondo flacone di Dixon. Io non ce la faccio più così Dixon, ma quanti ne ho comprati? Sapete quando mettono quelle confezioni dove ci sono 3-4 flaconi di detersivi tutti uguali, non solo di questi, ma anche tipo quelli dei piatti? E una volta che si prende quel flacone lì, se ti piace sei contenta, se non ti piace te li devi smaltire al più presto. Quindi vi ho già parlato di questo Dixon Lip Blue Light, grazie a voi, finalmente mi avete ricordato qual era il detersivo per i panni scuri che mi era piaciuto tantissimo. Avevo provato questo sperando appunto che fosse questo, ma non lo è. Questo non profuma assolutamente i panni, non mi piace come li pulisce, con cheratina. Boh, comunque niente, questo non mi è piaciuto, che tra l'altro quanto mi era costato non l'ho scritto, si vede che l'ho acquistato ma non vi ho fatto il video acquisti, ma non mi è piaciuto per niente. Poi vogliamo parlarne? Tesori d'Oriente, questo è Fiori di Loto, l'ho preso da Risparmio Casa, c'era solamente questa e un'altra fragranza che non mi ricordo. Wow ragazzi, cosa dirvi di questo ammorbidente, che profuma di più di come si sente togliendo il tappo. Cioè di solito quando sentiamo il profumo dal flacone poi rende meno sui capi, questo è il contrario, rende di più sui capi, è fantastico, veramente bellissimo. La prima volta che io l'ho provato, non l'avevo mai provato, 750 ml, poco più di un euro, e di solito lo trovo in offerta ad un prezzo maggiore in altri supermercati, e invece da Risparmio Casa l'ho trovato veramente molto meno. Non so che dirvi, eccellente, un ammorbidente eccellente, eccellente davvero.
Se lasciate un bel like, mi fate capire che questi tipi di video vi piacciono e io ve ne faccio più spesso perché, come vedete, consumo tantissimi detersivi. Quindi mi raccomando, fatemelo capire con un like. Vi do appuntamento ovviamente ad un prossimo e vicino video. Mi sembra di non dovervi dirvi più niente. Buona giornata e buon San Valentino a tutti. E ci vediamo molto presto, ovviamente, sempre grazie per tutto.